Sta già registrando. Ciao a tutti ragazzi, siamo The Lemory. Ciao ragazzi, sono Milen dei Due Lemory. Allora, oggi per me è una giornata diversa dalle altre perché come un anno fa invecchio di un anno. Ma io sono storto, adesso è dritto. Compio 25 anni ragazzi, anche se non si direbbe. Quindi, 25 anni. Prossimo, anzi, il suo soprannome adesso è Quartino, quarto di secolo, Quartino. Ok, hashtag Quartino nei commenti. E con quindi niente Q. Ragazzi, i miei amici sono stati così gentili da farmi una festa. Da fare girare la testa. Cioè, non la sorpresa, mentre lo sapevo. Però, e ovviamente mi hanno portato anche dei pensieri, anche se... ovviamente non era necessario perché io ho fatto tutto per stare in compagnia e divertirmi. Infatti c'è la musica, c'è chi ha suonato la chitarra per me, c'è chi ha cantato. Oh, non spoilerare troppo. C'è chi ha preparato bene l'oratorio perché... chi si è quasi ammazzato per attaccare un 25 esatto. anni con un festone tutto lungo. Esatto. Che non vi dico come ho fatto ad attaccarlo perché praticamente eravamo tipo uno sopra l'altro, no? Come c'erano veramente tantissime persone, tanti dei miei amici. E mi sono veramente divertito tanto e quindi ora niente, ora vi mostro i regali. Stiamo registrando questo video la domenica, io ho festeggiato il sabato, il video uscirà lunedì che è il giorno del mio compleanno e quindi niente, ora vi mostro i regali che hanno fatto molto gentilmente i miei amici. Che entri lo zaino! Bam 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 barabam. Ho detto che entri lo zaino. Allora miei amici, mi ha regalato uno zaino. Io ci vedi? Io sono diventato un nonno. Ok. Mi ha regalato uno zaino veramente bellissimo. Fa vedere. Sì. Non facciamo pubblicità ovviamente. Cioè metterò dietro la mia macchinina. Non facciamo pubblicità nemmeno di qua. È molto capiente. Comunque molto bello. Certo. Grazie Mattia, non dovevi disturbarti. Secondo ok. regalo. Che entri il secondo regalo. Dammi qualcosa, dai. Secondo regalo. No, ragazzi. Dopo. Mi hanno regalato. Facciamolo vedere. Eccolo questo qui. Bellissimo. Giacchino. C'è la felicità della cuore. Veramente molto bello. Bel colore. Io amo questi colori. Veramente sportivi. No, facciamo pubblicità anche qua. Veramente molto bello. Che è un grazie mezzo trapuntato, quindi va bene di questa stagione qua. Infatti poi uso tanto questi, infatti quando mi vedete vloggare sempre sono di questi smanicati, veramente molto comodi e pratici. Esatto, perché comunque c'hai le braccia libere eccetera, sì. Però ti scalma. Ora il prossimo regalo. Prossimo regalo. Aspetta. Indosso tutto io, Mattia, tranquillo. Il prossimo tranquillo. Regalo, mi hanno regalato. Sì. Una bella maglietta. Okay. Ecco, ma qui le cose scendono dal cielo, ma come fanno a scendere dal cielo? Dov'è? Prendilo da lì, bravo, che io la tengo da quest'altro lato, tienilo da lì, ecco. Una bella maglietta, mi hanno regalato, veramente molto bella, io uso tanto queste magliette. Ma che bella questa maglietta. È stata molto a manga lunga, Rebel Riders. Regalata, grazie mille, ok. Prossimo regalo. Oh, prossimo regalo, no. Che palle. Questo qui te lo do in pista, te lo do. Oh. Mi ha regalato questo. Prossimo regalo. È un po' pesante, però. Ragazzi, cioè, guardate che regalo che mi hanno fatto i miei amici. Non so se la vedete. In particolare il cugino Coimbra qua che sta registrando. Esatto. È un'enciclopedia praticamente dei Pokémon. Enciclopedia dei Pokémon. Facciamo... vi faccio vedere la prima pagina, vai. Se riesco. Ok. Cioè, ci sono anche i Pokémon di Carlos, raga. Ora io salto un po' di pagine, tanto per farvi vedere un po' di immagini differenti. Non è che devi studiare roba. Ce n'è veramente per tutti i gusti, ragazzi. Lotte in palestra, palestra di Fiordopoli. Devo dire ragazzi, di che mi conoscono. La miseria. Mi conoscono molto bene i miei amici, devo dire. È vero? Sì,
Ah, ecco, dopo qua alla fine c'è l'elenco qua. L'elenco di tutti i Pokémon. Ah, poi di che tipo è? Terra, buio, lotta. Beh, ma fantastico. Questo è veramente un bellissimo fantastico regalo. Fantastico. Anche gli altri, ovviamente. E per ultimo, ma non per importanza. Passa qua. Passa qua, ragazzi. No, chi è che è stato? Passa qua. Intanto guardate il mio bellissimo fanciullo. Ragazzi, guardate il regalo. Guardate. Milena, l'ultimo regalo che sono interessato più che altro al gioco, Che faccio queste cose? Ma che belli occhiali che ho. Yoshi per Nintendo Switch, ragazzi. Yoshi per Nintendo Switch. Vedrete sicuramente un display sul canale di questo. Created World. Cioè, l'ultimo che è uscito è per Nintendo Switch. Cioè, non so se avete capito, l'ultimo. Per la Switch ne sono uno di Yoshi. Veramente bellissimo e non vedo l'ora di giocarlo. Infatti il Pokémon sta terminando, il penultimo video sarà venuto veramente preparato, ragazzi, perché il caffè è brioche e via. Prendetevi il popcorn con la Coca-Cola, perché il penultimo episodio di Pokémon, mamma mia, sarà lungo 3 ore. Potete mettervi lì seduti come popcorn. Ah, ma aspetta, vai, mi allungo. Con popcorn. Abbiamo il bordo campo. Sedetevi sulla poltrona e godetevi l'episodio dei Pokémon per l'ultimo. Niente, ora io vi lascio a... No, Mattia, scusami, un commento qua. Cioè, non lo so, fai 25 anni e non dici a nessuno che è sta cosa. No, bisogna fare un discorso. Adesso si è grandi, bisogna fare un bel discorso. Ma la gente non l'ha sentito, perché io non l'ho registrato. E perché non l'hai registrato? Niente, io non lo so. Ringrazio tutti, i miei amici, anche voi che ci sostenete, ovviamente. Ringrazio tutti, non era necessario venire con non era necessario, pensiero. Era doveroso. Un pensiero, anche perché non l'ho fatto per Juan. L'ho fatto solo per Tocchino. Per passare, mi ascolti, l'ho fatto solo per passare una serata in compagnia e divertirmi, anche perché ovviamente non è... Ti tiro il power bank addosso. Cioè, mi neanche sta sclerando intanto. Non era doveroso venire a quel pensierino, anche perché la cosa più importante era la loro presenza, quindi... No, sono importanti che i regali. Quindi... quindi l'importante era rimanere in compagnia. Oddio, detto questo, sto piangendo! Milenko, al solito, non ha fatto video, ha fatto solo un video della torta. Ho fatto il video più importante, ragazzi, lui che soffia le candeline, cioè non so se se vi rendete conto. Voi mi direte, ma Mattia, hai 25 anni, perché fai la festa? Non era una festa, era solo una cosa per stare un po' insieme. E anche no, era una festa, lui sta sminuendo, ma in realtà era una grande festa. E anche se ho 25 anni, ricordate che in un posticino nel cuore si resta sempre un po' bambino. Quindi bravo. Bisogna sempre divertirsi. Bravo! Bisogna sempre divertirsi e non perdere mai l'occasione per farlo. Detto questo, io chiudo. E soprattutto i 50 nelle buste. Perché sennò, col cacchio che arrivano. E poi ho ricevuto anche il pacchetto di mente. Esatto, anche quello. Detto questo, io vi saluto. E anch'io vi saluto. Vi lascio i festeggiamenti. Ciao. Guarda questo. Fare una fila di altri. Eh sì. Aspetta Anna. Vabbè, basta, io me ne vado. L'ho visto fare da uno che faceva un vero in fresco di là in salone. Ne servono altri o. Però col pugno. Secondo me. No, ma devi segnare. Mi sembra che puoi piantare la cacca cellulare. No, che poi Mattia che piace. Poi riprendo. I preparativi. Hai perso, no, aspetta.
siamo qui. Mattia adesso ci racconti. Boh, non lo so, tanto va su YouTube. Questa è la torta. Questo è il festeggiato. E questa è la torta. Questo è il festeggiato. E questa è la torta. Festeggiato. Torta. Palloncino. Festeggiato. Festeggiata. Torta. L'altro lemure. Torta. Altro lemure. I pip. Ura! I pip. Ura! I pip. Ura! Auguri Mattia. Vedi, lo sapevo che devo portare le mie candeline. Ma devo portare. Aspetta. Accendi sul coso, prova a guardare sul balcone. Happy birthday to you. Ehi, fai in inglese, Mattia, hai visto questo? Ah, è una scoderita, eh? Spagnolo, yes. Aspetta. Perché attenti che fa la foto, non so che se fa fotografare. Via! Dopo lunedì un'altra, eh? 3, 2, 1, via! Auguri! Stanza pregando per uscire.